prendendo spunto dal riallestimento dei codici esposti all'interno della biblioteca di Michelozzo, riallestimento dettato in primo luogo da necessità conservative, perché è noto che i manoscritti miniati non possono restare esposti per un tempo indefinito, abbiamo sostituito il set di codici domenicani che fino ad ora era visibile, collocandolo a riposo negli armadi della sala greca in fondo alla biblioteca appunto di Michelozzo, sostituendolo con una selezione di 12 codici miniati dei 22 appartenenti al Museo di San Marco di origine francescana, cioè provenienti appunto da conventi dell'ordine francescano di Firenze e del territorio circostante. Questi manoscritti sono stati studiati scientificamente, catalogati in un bel volume che è uscito l'anno scorso per le edizioni Polistampa, curato da Ada Labriola, che è una specialista di fama internazionale nel campo specifico della miniatura. Nell'occasione noi abbiamo anche, dopo aver collocato a riposo appunto i corali domenicani, ne abbiamo invece estratto uno, il più importante di quelli conservati qui a San Marco, il graduale numero 558, che fu miniato da Beato Angelico proprio per il suo convento, per il convento di San Domenico di Fiesole, a una data che va verso la metà degli anni 20, come si ritiene comunemente oggi, perché Beato Angelico naturalmente per il suo convento aveva offerto alcuni dei suoi principali capolavori della prima fase, della fase giovanile, la grande pala ancora in parte in loco dopo varie dispersioni, la stupenda Annunciazione che oggi è al Museo del Prado a Madrid e anche l'Incoronazione della Vergine che si trova al Louvre. In questo straordinario insieme di capolavori è collocabile anche appunto il graduale numero 558, che è il suo capolavoro come miniatore e certamente uno dei capolavori assoluti della miniatura italiana del primo Rinascimento. Lo abbiamo aperto a carta 67 verso con la iniziale I, bellissima, che include la glorificazione di San Domenico, il fondatore dell'ordine, in una mandorla circondato da 8 angeli, e poi ci sono altri santi domenicani nei clipei, e la miniatura alla base si conclude con una scena di grande significato storico e anche teologico, spirituale, l'abbraccio di San Domenico con San Francesco. Accanto a questo capo d'opera assoluto di matrice domenicana, appunto, il visitatore potrà vedere per la prima volta in assoluto questi 12 manoscritti invece di matrice francescana che nessuno ha mai visto, ripeto, sono stati solo considerati dagli studiosi e catalogati per l'appunto di recente. Sono diversi rispetto ai codici domenicani perché sono ispirati a un concetto di maggiore sobrietà decorativa, seppure risultino molto gradevoli e accattivanti anche per il visitatore odierno.